Vittorino ci pensa e ci ripensa. In fondo era solo un sogno. E tutte le difficili prove che ha superato non lo hanno reso migliore di prima. Perché in fondo, pensa Vittorino, come farei ad essere migliore di quello che già sono? Io sono un grande scrittore e conosco già abbastanza cose. Ma ecco che a un certo punto accade una cosa incredibile. Improvvisamente appare nella stanza la maga Artemis, che con tono di affettuoso rimprovero si rivolge a Vittorino. «Dai, Vittorino, cerca di crescere. Tu non sei uno scrittore di successo, sei solo un bambino e hai ancora tanto, tanto da imparare. Su, rimettiti a dormire». Dopo lo spavento iniziale, Vittorino capisce e pian piano si rimette a dormire, perché in fondo è proprio un bravo bambino. Tra poco torneranno i genitori e lo troveranno buono buono nel suo letto. E poi si sente molto stanco, come se avesse compiuto delle imprese mirabolanti. E ora ha tanta voglia di dormire. O no? E così, mentre serenamente si riaddormenta, ecco che rivede i personaggi sognati che, entrati tutti nella sua stanzetta, gli si avvicinano cantando una dolce ninna nanna.